Buona prima ragazzi, qui è Giassito e siamo tornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua per la nuova promo, che in realtà non ho ben capito, quella Adidas, che uscirà tra circa 5 minuti e 30 secondi. Prima di iniziare vi ricordo un mi piace se vi va, iscrizione al canale se vi va, ma pure che non vi va, venire a trovarmi in live tutti i giorni, mi trovate ragazzi. Il link è in descrizione, quindi insomma se passate, cosa succede? Niente. Siete ben accetti. Detto ciò, vi lascio al video. Buona visione. Ci saranno giocatori interessanti? Lo scopriamo tra 3 minuti. 19. Sono le 19. Allora, che è uscito qua? Pacchetti. Oddio, che è sta roba? Non li compro tanto. Giocatori Euro Premium, giocatori Euro Prime, giocatori Adidas Number Ups. Adidas Number Ups. Dove stanno? Sfide creazioni rosa. Incredibili. Nicolò Zaniolo, Marco Asensio 4-1 è finita. Insomma, c'ho i miei dubbi a riguardo. C'ho i miei dubbi. Oh, Diawara. Copa era passaggio. X era velocità. Dribbling Predator. Quindi chi è che so questi? Allora, velocità era questa X? Velocità era Dembélé, Joao Felix, Diogo Jota, Reguilón, Reina. Diogo Jota e Joao Felix non so male. Copa era passaggio. Rai, Summers, Diawara, Tietteli. Predator era dribbling, Eder Militao, Neaus, Ter Stegen. Ter Stegen. Che senso? Ma fanno schifo sti stupidi. E sono un po' strani, sono un po' strani. Allora, fammi vedere un attimo. Vediamoli dagli sperimentali in secondo. Tanto i promo non scappano, la stanno. Sono strani, sì. Sono tipo Joao Felix. Come l'hanno uppato? Joao Felix, se l'hanno uppato bene, è gustoso. Ah! Ok. Ok. È l'attaccante più forte del gioco, probabilmente. Ok. È 90 di velocità, Joao Felix. In che senso? E arriverà a 99, quindi. Questo è carino. Questo è carino. Cioè, praticamente, solo quelli con la velocità ci interessano. Perché se metti il passaggio a Hummels, me lo tiro in testa. Diogo Jota. Ah! Ah, così, 91 di velocità, 81 di fisico, 85 di tiro, e il resto è un upgrade, loro l'hanno boostato parecchio. Militao, vediamo Militao. Militao gli hanno uppato, abbiamo detto, la figa, no, il dribbling. Beh, gli hanno uppato il dribbling, però pure il resto non è che faccia proprio schifo. Simpatico Militao, 85 velocità, 85 difesa, 84 di fisico. Simpatico, molto simpatico. Molto simpatico. Non male, non male. Vediamo un attimo. Vabbè, apriamo su sti quattro pacchetti, sti promo. Oro Premium e Oro Prime. Olè. Bandiera. Ma ormai le bandiere servono ancora a qualcosa? Sì, a farci salà. A sto punto me vado a far salà. Me vado a far salà. Non hanno messo il content e me lo faccio da solo. Pappa, pappa, paraparapara, pappa. Walkout, però meno di 88. Andanovic. Wow. Che bello mette i soldi su FIFA, beh. Che bello mette i soldi su FIFA. Sì, ci andavo a trovare, era meglio. Walkout. Italia. Ciro. Immobile. Che giocatore, Ciro. Ultimo pacco. Devo dire emozionanti questi pacchetti, quando si dice proprio soldi ben spesi. Allora, dato che non hanno fatto uscire niente, a parte Stasenzio che sinceramente, tietelo. Momo Salah, Player of the Month. Momo Salah, Player of the Month, in realtà è una gran carta. C'ha una gran carta Momo Salah, ha una grandissima carta. Quindi, me lo voglio fare. Una sfida 83, due sfide 85, una 86, due 87 e una 88. Da dei pacchi che alla fine non sono neanche bruttissimi, onestamente. Ma è sicuramente meglio di Ronaldo, quello che era uscito. Allora, la coincidenza vuole che io abbia trovato Momo Salah base pochi giorni fa. E quindi perché non usarlo dentro la sfida di Momo Salah? Perché nessun motivo, infatti lo usiamo. Infatti lo usiamo insieme a tutti questi altri che ho trovato dai pick fatti in questi giorni. Dobbiamo fare 88 di valutazione. Questi ce li butto tutti. E abbiamo fatto. Vediamo se siamo al minimo. Siamo al minimo. Perfetto. Prima sfida di Salah fatta. Mega pacchetto.
da non sottovalutare. Goretzka, alla prossima, amico mio. Allora, poi ci facciamo quella 83, così leviamo subito. Tanto va fatta full premier questa. Questo va qui e abbiamo fatto. Altra sfida fatta di Momo Salah. Fantasticheria, fantasticheria. Poi apriamo tutti i pacchi. Poi abbiamo 85-86. Facciamocele 2-87. Questa chiede un if, facciamoci questa. A posto, altra sfida fatta. Vai così, vai, vai, vai. Vai de puta madre, vai. Sto Momo Salah quant'è che costa se lo dovessi comprare? Sto a fare una buona cosa. Non è che costa tipo 2 milioni e sto a fare una s***ata, eh. Può essere. Non ci ho pensato. Vabbè che mo i prezzi sono alti per via delle icon, però... No, no, devo guardare da solo su Footbin. Non mi fido di voi. Ah, l'avevo fatto perfetto. Sono ingegnere aerospaziale. Vai. Olè. Quant'è che costa sto Momo Salah? 830k. Ma come 830k? Ma ho fatto una c***ata. Niente, ormai... Non avevo visto quanto costasse, perché ce l'ho tutti al club i giocatori. Non ho fatto una grande mossa, effettivamente. Ciri Immobili, vai! 60 preciso, vai così, che non si compra niente. Si fa gratis questo Momo Salah. Non ci avrò più un club, però l'avrò fatto gratis. Ultima. Ultima sfida di Momo Salah. Oh, ok. Momo Salah! Finalmente, benvenuto al club, senza spendere neanche un credito. Che bello, shoppare e non trovare niente, però almeno fare Momo Salah gratis. Da un'immagine dinamica bella gliela potevano mettere, quello è vero. Però guarda quanto è bello. Guarda quanto è bello, guarda quanto è fresco. Freschissimo. Allora, mo in squadra, nella mia squadra, dove lo metto? Intanto mi apro questi fantastici pacchettini di Momo Salah. Che comunque... No, ho aperto il miglior pacco per primo. Sono proprio un botto. Sono proprio un bot. È il miglior pacco per primo, ho aperto. Inglese. E vai. Vabbè, l'abbiamo usato. Tanto mo tutto fa brodo. Tocca ripiare un attimo un po' dei giocatori, perché abbiamo speso tutto per fare piccolo Momo. Ho aperto il secondo pacco migliore per... Ma sono un bot. Ma sono un bot a pedali. Ho aperto... Dammi Teo Mendy. No, ovviamente. Come te sbagli. Mammo! Sto Momo Salah, vale la pena panchinare Messi per metterlo? Questa è domanda da $1 milione. Panchinare Messi per mettere Momo Salah e ributtare dentro Cancelo? Ah! Oppure comprare Cafu. Così. Cafu. Così. Così. Mi è venuta sta... Voglio fare sta pazzia. Compro Cafu. Misti rari. Salah con Alexander Arnold, quello rule breaker. Potrei farlo. Alexander Arnold Rulebreaker non l'ho ancora provato. Non credo costi tanto. Vediamo un po'. Allora, Messi è il mio dio. E su questo siamo tutti d'accordo. Allora, Momo Salah. Però è bello così celeste, eh? Così celeste sembra tipo la carta quella dei pro no, tutti 99. Non so se ci avete presente. Poi qui dovrei mettere un altro terzino, che potrebbe essere Trent Alexander-Arnold Rulebreaker, oppure Cafu, oppure Cancelo, se non voglio spendere i soldi. Allora, Trent Alexander-Arnold Rulebreaker. Trent Alexander-Arnold Rulebreaker. Non mi pare sinceramente malissimo, devo essere onesto. Ci sta a provarlo, secondo me. Ma sì, ci abbiamo i crediti, spendiamoli, che me li devo portare nella tomba i crediti. Op! Sniperato? Non ci credo. Gli mettiamo ancora e stiamo a posto. Lo proverò sta settimana in VL. Vedremo un po' com'è. Poi vi farò sapere se è valsa la pena levare Messi.